L'oro bianco, Hall of Fame, quasi un premio alla carriera, ma avrebbe quasi voglia di vederti ancora in campo. Sì, è vero. Sì, diciamo che io lo prendo un po' come sigillo della mia carriera, anche se in campo ci sarei voluta stare ancora per chissà quanti anni, però diciamo che questo potrebbe chiudere un po' tutto quello che è stata la pallavolo in giocata. Sicuramente con l'entrata in un club di privilegiati, ecco, di persone che hanno lasciato un grande segno nella pallavolo. 500 e passa presenza in nazionale, quasi la tua seconda pelle, o forse anche la prima. Cosa ti ha lasciato tutta questa esperienza? Beh, mi ha lasciato sicuramente grandi emozioni, grandi vittorie, grandi sconfitte, grande esperienza, tutto. Alla fine ho vissuto sì con questa seconda pelle addosso per più di 20 anni, quindi direi che di ricordi e di esperienze, ripeto, ce ne sono state tantissime. Il tuo nome è gettonatissimo, però cosa farai, Eleonora Lo Bianco, da grande? Beh, adesso sono nel momento di difficoltà dell'atleta, di smettere di essere atleta e cominciare a essere qualcos'altro. Tutti mi dicono di allenare, non mi sento tanto allenatrice, potrei fare qualcosa a livello di palleggiatori, quindi magari riuscire a tramandare qualche segreto alle giovani palleggiatrici, vediamo se sarà fattibile, potrebbe essere un'idea. Un'ultima curiosità, sei andata in Giappone, cosa ti ha spinto a volare fino là per stare a fianco delle azzurre? Ero un po' preoccupata, sì, di andare, nel senso non sapevo quale sarebbe stata la mia reazione di fronte al campo visto dagli spalti, no? Invece è stata molto buona, nel senso che ormai ho capito che io sono stata lì dentro per tanti anni, ma il mio momento è andato. E adesso ci sono tante giovani ragazze che secondo me sono davvero dei talenti e spero che non sprechino niente di quello che ho visto. È stato molto emozionante. Un'ultima cosa, se tu dovessi dire a una ragazzina per diventare Eleonora Lo Bianco devi fare questo, che cosa suggeriresti? Devi essere testarda, testarda, perché se vuoi una cosa devi essere così testarda da superare tutte le difficoltà che troverai davanti, perché ce ne saranno tantissime, però credimi, se sarai così testarda e determinata in quello che vuoi arriverai in alto.